Allora, anche qui a Vigianello, in ossequio alle direttive dell'ONU che ha indetto questa giornata mondiale dell'acqua, teniamo questa iniziativa che si protrae per tutto il giorno. Comincia qui stamattina alle porte dello stabilimento della San Benedetto, dopodiché si passerà a visitare la centrale idroelettrica Tancredi e poi nel pomeriggio a San Severino Lucano. È una giornata organizzata dalla Regione Basilicata, dall'Ordine dei Geologi di Basilicata, da Acque San Benedetto e dal Comune di Vigianello, che ha come tema appunto l'acqua come risorsa, come bene, che è mitigato, in questo caso parliamo della nostra realtà territoriale, è mitigato con le attività produttive, con le attività legate al turismo, con le risorse appunto che creano occupazione. È una giornata importante, sono coinvolte le scuole, è coinvolto il territorio, è coinvolto il Parco Nazionale del Pollino. Vogliamo quest'oggi, e proprio in occasione di questa giornata importante, aprire le porte, diciamo così, a quello che il territorio ha sviluppato in questi anni. La realtà produttiva della San Benedetto è appena partita, è una realtà che è importante, si sta facendo importante anche attraverso i canali della distribuzione, attraverso i canali dell'occupazione soprattutto, e la risorsa appunto del Mercure, fonti del Pollino, diventa una risorsa conosciuta adesso in tutta Italia, in tutto il mondo. Ma il fiume nostro è anche attrattiva per i tanti turisti che visitano appunto non solo quelle che sono le bellezze naturalistiche, ma anche fanno sport sui nostri fiumi con l'acqua trekking, con il rafting. È un bene l'acqua perché dà energia elettrica attraverso la centrale idroelettrica Tancredi. Appunto, in questa giornata importante abbiamo voluto coinvolgere le scuole proprio perché attraverso l'approccio didattico possano conoscere questo bene prezioso e possano capire quanto è importante come risorsa.